Un parterre d'eccezione con produttori vitivinicoli provenienti da tutta la regione, critici enogastronomici e amministratori regionali per la presentazione ufficiale dell'edizione 2016 della blasonata guida Bibenda. Sua eccellenza, il vino d'Abruzzo, è stata la prima edizione che apre la stagione delle attività della Fondazione Italiana Sommelier Abruzzo Centrale guidata da Antonello Moscardi. Con questa nuova associazione siamo in partenza oggi, abbiamo il piacere di avere con noi il nostro Presidente nazionale che la prima volta viene all'Aquila. Per la prima volta all'Aquila facciamo una degustazione così importante dei migliori vini della guida Bibenda e il 3 ottobre, oltre a tutte le altre manifestazioni che abbiamo già in programma, il 3 ottobre partirà un primo livello del corso qui all'Aquila. La Fondazione Abruzzo Centrale copre un ampio spazio, quindi tutta l'Abruzzo montano, quindi nei nostri programmi c'è anche fare corsi a Sulmona, Vezzano, quindi tutta la zona dell'Abruzzo interno. In termini di iscritti, che diffusione avete? In Italia siamo l'associazione che copre di più il territorio al momento. Qui all'Aquila abbiamo un bel seguito, soprattutto ecco, di appassionati, quindi il nostro obiettivo è quello di fare corsi proprio perché, per capire chi vuole seguirci.